Quindi siamo arrivati a individuare abbastanza bene il punto di funzionamento di una pompa all'interno di un impianto. Abbiamo visto quindi come operiamo, con quali criteri effettuiamo questa scelta, abbiamo visto come noi facciamo dei calcoli sulla caratteristica dell'impianto sostanzialmente, e poi vediamo come accoppiare questa caratteristica con quella possibile, andare a individuare quella che ben si accoppi da parte della pompa con quella che noi ci siamo costruiti e che abbiamo chiamato caratteristica esterna o dell'interno. D'accordo? E qui abbiamo individuato il punto, su quel punto dovremo discutere, magari ci accertiamo, come tipicamente appunto avete visto il costruttore vi dà direttamente, taglia le curve caratteristiche, esclude i rami crescenti in modo tale da non indurci in errore. Poi andremo anche a precisare un po' meglio insomma come scegliere quel punto, però per il momento diciamo che se troviamo un'intersezione sul ramo decrescente, per il momento ci accontentiamo di questo lavoro, cioè abbiamo individuato la caratteristica. Adesso facciamo un passo avanti. Una cosa importantissima da fare quando si ha a che fare appunto con la scelta di una pompa, o dopo che uno ha trovato quella che dal punto di vista delle caratteristiche, ovvero portata e prevalenza, può fare al caso proprio, però non può prescindere, l'ingegnere che sta facendo questa scelta non può prescindere dall'effettuare una verifica. Che cosa? Una verifica che quella pompa che lui ha individuato tra quelle possibili che ben si adatta al nostro impianto, e inserita quindi quella pompa all'interno del nostro impianto, non dia vita a un problema di esercizio, un problema serio che se si verifica e nessuno se ne accorge, cioè se uno se ne accorge perché sta là vicino alla pompa, va e spegne, oppure c'è un sofisticato sistema di controllo automatico della pompa che altrettanto la spegne, non succede niente. Il problema è se la pompa sta abbandonata a se stessa e si verifica l'inconveniente di cui sto per parlare, nel giro di alcune ore questo inconveniente porterebbe alla distruzione della pompa stessa, quindi la volontà. E quindi, tornando al discorso, anche, facciamo un po' per scherzo, ma anche un po' sul serio, facevo prima del conciliare esigenze, diciamo, fluidodinamiche con esigenze economiche, è chiaro che se voi avete ricevuto questo incarico di scegliere una pompa da montare in un certo impianto, facciamo finta questa volta che l'impianto sia un po' più importante, un po' più sofisticato rispetto a quello di una caldaia per il riscaldamento di un singolo appartamento, quindi una pompa un po' più importante, voi l'avete individuata, avete fatto tutti i vostri calcoli, avete trovato perfettamente la pompa che soddisfa quelle esigenze di portata e di prevalenza, avete fatto il calcolo della potenza assorbita, supponiamo che viene una potenza di parecchie decine di kilowatt, per non dire di qualche centinaia di kilowatt, quindi vuol dire che la pompa che state installando è una pompa di una certa importanza, quindi di un certo costo, che possiamo stimare ordine 10 alla 3 euro come ordine di grandezza. Se voi trascurate di fare questa verifica, installate quella pompa che dal punto di vista funzionale va perfettamente bene, però incorre in questo problema di esercizio, come si chiama, e viene distrutta nel giro di 8 ore di funzionamento, dopo che quello che vi ha commissionato il lavoro ha speso 10 alla 3 ordine di grandezza euro per l'acquisto di quella pompa, è chiaro che l'ingegnere che ha fatto questo lavoro non è che fa una bella figura, insomma, diciamo, come minimo fa una brutta figura, alla peggio può pure prenderle, non lo so, insomma, come reagisce il cliente in questo caso, dipende.
dipende caso per caso, non fa parte dei nostri compiti andare ad indagare. Questo a parte gli scherzi, per dire che appunto che è un problema serio che assolutamente va evitato, e quindi uno, dopo che ha effettuato questa scelta in base alle caratteristiche, deve verificare con i concetti che vedremo, purtroppo stavo guardando l'ora, oggi non ce la facciamo a completare questa cosa, vabbè, però perlomeno ci mettiamo per strada, così domani mattina che ci vediamo un po' più presto abbiamo questa parte introduttiva già fatta, no? E così poi andiamo, procediamo più spediti. Dicevo, assolutamente va effettuata questa verifica, vedremo in che modo, consentendosi appunto un certo grado di sicurezza, e in modo tale che questo inconveniente, noi alla fine di questa verifica diciamo ok, questa pompa inserita in questo circuito io posso dire con un buon margine di sicurezza non darà nessun tipo di problema di esercizio, e quindi se scopro che potrebbe darli, o addirittura che sicuramente li darà, o che forse potrebbe darli, allora, e ne dovremo parlare con calma domani, deve adottare degli accorgimenti, ovvero o scegliere, lo vedremo, ripeto, con tutta calma, o molto semplicemente, però semplicemente come spesso accade non significa economicamente, come vedete questo discorso economico ritorna, semplicemente sceglie un altro tipo di pompa, okay, che abbia delle caratteristiche un po' differenti, ma che non dia problemi di questo genere, oppure deve intervenire, deve mettere le mani sull'impianto se può. Se può, lo vedremo con che cosa significa, dice che significa mettere le mani sull'impianto, non è una cosa difficile, la vedremo però con calma, perché la cosa merita attenzione. Adesso a questo punto però dobbiamo parlare di questo problema, prima di vedere come porvi rimedio, vediamo di capire di che cosa sto parlando. È un problema tipico delle pompe, e non ne abbiamo parlato a proposito dei compressori, perché è un problema che si verifica quando scontriamo con un passaggio di fase. Chiaramente il compressore che elabora un gas questo problema non ce l'ha proprio per costituzione sua, nel senso che elaborando un gas problemi di passaggi di fase, salvo casi particolarissimi, diciamo, non credo che siano da prendersi in considerazione. Invece una pompa che di suo elabora un liquido può andare incontro, come sapete, a passaggi di fase, cioè al fenomeno della evaporazione del liquido. Perché questo liquido potrebbe evaporare? Se per esempio dice, ma io sto adoperando, come dicevamo prima quando avevamo il catalogo, l'immagine del catalogo delle pompe, abbiamo fatto l'esempio, dice, acqua a temperatura ambiente a 20 gradi, 25, 30 gradi, proprio di questo, perché mi devo preoccupare dell'evaporazione? Non evapora l'acqua a 25, 30 gradi, ok? Non evapora alla pressione atmosferica. Cosa succede se questa pressione si abbassa? Si abbassa anche evidentemente la temperatura di saturazione, cioè la temperatura alla quale avviene il passaggio di fase. E andiamo a vedere un po' da vicino quello che fa. Diciamo, è molto frequente, è chiaro che, come dicevamo, è un problema che riguarda l'accoppiamento pompa impianto, circuito nel quale viene montata. È plausibile, è diffusa la soluzione che me lo chiedeva anche il collega prima, che insomma apprezzo, si è posto il problema, e diceva, ma spesso capita che io per comodità vado a mettere la pompa ad una certa altezza, okay? Perché qui ho lo spazio, ho la struttura, l'appoggio, insomma, ripeto, se parliamo di una pompa di una certa taglia, avrà un certo peso, una cosa, quindi io ho bisogno di un minimo di struttura dove fisicamente andare ad alloggiare questa pompa. Il serbatoio dal quale devo prelevare l'acqua può trovarsi, per esempio, anche a una certa distanza
nel senso più in basso, rispetto alla quota alla quale io sono costretto ad installare la pompa. Allora, immaginando di fare appunto una cosa di questo genere, quindi un serbatoio aperto qui, che cosa succede? Insomma, facciamo finta che, come dicevo prima, che qui che la pompa è stata, come si dice, si suol dire, è stata innescata, cioè che in questo tubo c'è acqua e tutto prima non c'è aria, cioè quindi in qualche modo già siamo riusciti, ci sono degli accorgimenti per farlo, ne parleremo in un secondo momento, adesso è irrilevante, però immaginiamo che ci sia acqua, in questo momento acqua qui dentro il tubo, acqua nel serbatoio, il serbatoio aperto, qui grava la pressione atmosferica. Facciamo finta anche che qui sia inquiete l'acqua in questo serbatoio, e andiamo a vedere un attimo, quindi l'acqua che cosa fa per arrivare alla pompa? Che fa? Prende e si mette in moto, comincia a salire all'interno di questo tubo. Se noi andassimo a fare una fotografia del livello energetico dell'acqua, per esempio quando ha raggiunto questa altezza z con 1, che il riferimento abbiamo preso il pelo libero nel serbatoio, qui z è uguale a 0, e poi a un certo punto arriva invece, fotografiamo, per fare un esempio, fissiamo l'attenzione alla circostanza in cui l'acqua arriva a questa quota z1, e andiamo a vedere dal punto di vista energetico cosa sta cambiando. Quando l'acqua sta qui, che cosa ci ha insegnato la termodinamica, in questo caso neanche termodinamica, insomma la fluidodinamica dei fluidi incomprimibili, quindi Bernoulli, il buon Bernoulli, che cosa ci ha insegnato? Che l'energia posseduta dall'acqua quando sta dentro a questo serbatoio deve essere, si può trasformare come forma, ma come quantità quel contenuto di energia chiaramente l'acqua ce l'avrà anche quando avrà raggiunto quella quota, non è che ne può avere di più o di meno, ok? E quindi questo significa, qual è il contenuto di energia dell'acqua all'interno del serbatoio? Se sta ferma qui, questo è il livello zero, il contenuto di energia è soltanto quello dovuto alla spinta che esercita la pressione atmosferica sul pelo libero dell'acqua, alta forma di energia non ha. Okay. E a questa forma di energia, a questo suo patrimonio energetico iniziale, questo è l'unico patrimonio che ha, sta ferma, sta lontana dalla pompa, a livello zero, e il suo unico patrimonio energetico è questo. E quindi se noi vogliamo che l'acqua si metta in movimento e vada a finire nella bocca di aspirazione della pompa, evidentemente ha bisogno di energia, come fa ad andarci? Non è che ci va, come dico spesso, gratis, questa volta dal punto di vista energetico, lasciamo questa volta i soldi, non c'è. Ok? E dal punto di vista energetico, come fa l'acqua a mettersi in moto, camminare in questi tubi e arrivare qua alla sezione di ingresso? Per il momento parliamo di sezione di ingresso della pompa. Evidentemente deve prelevare energia, appunto abbiamo detto ci va a spese proprie perché sta ancora lontana dalla pompa, e a spese proprie da quale patrimonio può attingere? Soltanto da questo, mi trovate? E quindi diciamo, ancora prima di arrivare alla pompa, fotografiamo, come stavamo dicendo prima, questa situazione in una generica sezione intermedia compresa tra il serbatoio e la nostra pompa, okay? Facciamo questa sezione 1, questa qua, ok? Evidentemente quando arriva nella sezione 1 scriviamo il famoso bilancio di energia. Acqua avrà una pressione P con 1 su ρ, avrà acquistato un po' di velocità perché stava ferma nel serbatoio, se adesso cammina dentro al tubo, per quanto bassa avrà una velocità diversa da zero, okay. E quindi avrà un minimo, per quanto piccolo, ma avrà un contenuto di energia cinetica che possiamo scrivere C1/4S. La cosa importante è che ha dovuto vincere la forza di gravità per salire in quel tubo, vi trovate? E quindi avrà acquistato questa energia potenziale gravitazionale pari esattamente all'altezza che ha
compiuto, tratto in altezza che ha compiuto dal pelo libero fino alla quota Z1, quindi quella che abbiamo chiamato GZ1. Poi, se vogliamo essere precisi, avrà anche avrà dovuto fare che cosa attingendo a questo patrimonio iniziale? Avrà dovuto anche sopperire a quegli ostacoli, avrà dovuto superare quegli ostacoli, avrà dovuto vincere quelle resistenze al moto di cui abbiamo parlato tante volte, un fluido reale in un condotto reale, anche se il tratto, così come ve l'ho disegnato, è breve e non ci sono variazioni appunto di direzione, però il minimo di perdite di carico in quel tratto da 0 a 1, il minimo di perdite HP, chiamiamole così, distribuite e concentrate se ci fossero anche degli ostacoli, delle valvole per esempio, quindi in generale diciamo, il totale delle perdite di carico per andare da 0 a 1 pure ce lo dobbiamo. Tutto questo appunto lo ricava a partire da questo suo patrimonio energetico iniziale, okay? Non può fare diversamente, questo c'è. Okay? Il che significa appunto che se andiamo a vedere l'energia di pressione del liquido, P con 1 Rho, questa qua, quella che gli rimane, evidentemente sarà questa meno tutti questi altri, okay? Quindi quella che ci aveva in partenza, meno tutto quello che ha speso, cioè ha speso C1 4 mezzi, ha speso G2Z1, ha speso per vincere le perdite di carico. Ok? Quindi sicuramente nel fare questo la sua pressione si va abbassando e vi rendete conto facilmente che mano a mano che sale si abbassa la pressione. Se invece di fotografare a Z1 avessimo fotografato a Z2 qua, avremmo trovato esattamente le stesse cose, però con una riduzione ancora più forte della pressione, perché a Z2 questa potrebbe essere anche rimasta uguale, però Z2 è maggiore di Z1, come stiamo disegnando, e anche le perdite vanno a crescere, perché più si allunga il tratto, maggiore sono le perdite distribuite, e volendo anche quelle concentrate, se è il caso. Okay? E quindi la pressione si abbassa sempre di più. Ancora, se ci avviciniamo alla pompa, vabbè che proprio nell'esempio che vi ho dato questo tratto è orizzontale, questo non cambia più, però appunto non è vero che le perdite non aumentano. È chiaro che anche in quel tratto orizzontale la pressione continua a diminuire, perché anche se è orizzontale, come minimo aumentano le perdite distribuite, ma anche quelle concentrate. Già abbiamo fatto un paio di deviazioni, i gomiti, l'ingresso nella pompa, quindi questo termine cresce mano a mano che ci allontaniamo dal serbatoio e ci avviciniamo alla pompa. Tutte queste considerazioni per dire che la pressione residua del liquido che si muove dal serbatoio verso la pompa si abbassa sempre di più lungo questo cammino. È chiaro che non possiamo adesso generalizzare, cioè metterci dei numeri in tutto questo, lo stiamo facendo a livello qualitativo, nel senso che di quanto si abbassa, appunto, come dicevo prima, dobbiamo caso per caso vedere come è fatto l'impianto, quindi quant'è questa distanza, quanto valgono le perdite in quel condotto. Però una cosa la possiamo affermare con certezza, ovvero che mano a mano che ci avviciniamo alla pompa la pressione si va ad abbassare. Se partiamo da un caso chiaramente dove qui c'era la pressione atmosferica, che è un caso molto diffuso, è chiaro, se passassimo ad un caso particolare dove questo è un serbatoio chiuso e qua sopra ci sta qualcuno, qualcosa, aria compressa che tiene il sistema a una pressione di 10 bar, e vabbè, allora non tutto questo che stiamo dicendo perde significato. Torniamo all'ipotesi appunto molto plausibile che la pressione di partenza qui nel serbatoio sia esattamente quella atmosferica. Allora la conclusione è che mano a mano che ci allontaniamo da quel serbatoio e ci avviciniamo alla pompa,
questa pressione si abbassa e scende al di sotto del valore atmosferico. Quindi il discorso che facevamo prima sulla temperatura di saturazione è appunto, ricordate, appunto, noi diciamo che per evaporare questo liquido ha bisogno di una temperatura di saturazione che saranno 100 gradi centigradi, ma quando P è appunto P atmosferica. Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto sul condensatore? Che se P diventa 0,06 bar, per esempio, questa temperatura si riduce a circa 35 gradi, gradi centigradi. E allora, ecco, vabbè, questa è una pressione estremamente bassa, però vi rendete conto facilmente che se la pressione, che abbiamo detto, va diminuendo mano a mano che ci allontaniamo dal serbatoio e ci avviciniamo alla pompa e quindi ci muoviamo in questo senso, verso le pressioni più basse, chiaramente diminuisce anche la temperatura di saturazione, la temperatura alla quale cambia fase l'acqua e comincia ad evaporare. E appunto, se io non sto attento e faccio in modo tale che, come realizzo questo impianto, che questa pressione scenda sotto il valore, poi scusate, in tutto questo abbiamo ipotizzato che l'acqua qui fosse fredda, 10-15 gradi, ma se per esempio l'acqua fosse già di suo a 40 gradi, questo problema sarebbe ancora più evidente, come potete facilmente intuire, per esempio. Insomma, adesso penso che vi sia chiaro, c'è un problema che, siccome sicuramente la pressione scende al di sotto del valore atmosferico lungo questo percorso dal serbatoio alla pompa, c'è il rischio di trovarci in condizioni di saturazione e quindi di evaporazione del liquido. Il problema è questo: se il liquido, parliamo per esempio dell'acqua, ma potrebbe anche essere un altro liquido, sono liquidi più volatili, quindi il problema sarebbe ancora più evidente. Immaginate alcol, per esempio, metanolo, etanolo, butanolo, uno di questi, il problema sarebbe ancora più evidente. Parliamo di quella che c'è più familiare, parliamo dell'acqua. Abbiamo visto, a furia di abbassare questa pressione, anche dell'acqua temperatura di partenza non particolarmente elevata potrebbe cambiare fase, potrebbe iniziare ad evaporare. Questo è il problema. Il punto è che ce ne può, perché stiamo perdendo tante parole, cioè, che succede se evapora l'acqua? E succede una cosa abbastanza negativa per la pompa. La prima cosa che succede è che cambia il volume specifico, no? Cambiando fase, passando da liquido a vapore, il volume specifico cresce notevolmente, quindi è chiaro che c'è proprio un problema di spazio. Quella pompa che era progettata per vedere entrare tanti metri cubi al minuto, all'ora, quello che volete, di un liquido, a un certo punto se ne trova 1000 più o meno in più, perché quel liquido è diventato un vapore, quindi vuol dire che ne passerà di meno, e quindi in quella curva caratteristica a un certo punto voi vedete un crollo della portata smaltita, ok? Perché è tutto vapore, insomma, o in parte vapore, e quindi la portata smaltita tende, ma questo sarebbe il problema minore. Il problema serio è che tutto questo succede avvicinandoci finché non ci avviciniamo alla girante della pompa. Quando questo vapore entra nella girante della pompa, la girante fa il suo mestiere. Qual è il mestiere della girante di una pompa? Quello di incrementare il livello di pressione del fluido che la sta attraversando, che sarà una girante a reazione nel 99% dei casi, e quindi la girante fa il suo lavoro di incrementare la pressione del fluido. Incremento di pressione significa un brusco, a questo punto, ritorno allo stato liquido, che è tanto brusco che queste sacche, quindi il vapore che si forma in bolle, chiaramente, o sacche o cavità,
E quindi da questo fatto, questo problema si chiama, è noto col problema della cavitazione, cioè la realizzazione, la nascita di queste cavità, o non mi piace chiamare cavità, ma comunque questo è il termine che hanno scelto, cavità, insomma queste sacche, queste bolle di vapore che si formano a monte della girante, ma quando appena appena vengono lavorate, tra virgolette, come si suol dire, lavorate nel senso del termine, dalla girante, incrementa la pressione, quella bolla materialmente è quasi esplode, nel senso che si torna allo stato liquido, ma rapidamente, violentemente, e va a impattare sulle pale della girante e le colpisce duramente, passatemi il termine. La girante costruttivamente non è strutturata per sopportare questi colpi, e quindi se la cosa è continuata, una cosa che dura un'ora, due ore, otto ore, che nessuno se ne accorge, la girante si danneggia, si distrugge a un certo punto, e come vi dicevo non si può fare altro che cambiare la bomba. Questa è il motivo per il quale questa cosa ci preoccupa. Non deve evaporare il liquido, non deve dare luogo a questo fenomeno che si chiama, che abbiamo chiamato della cavitazione, assolutamente, perché appunto c'è il rischio di distruggere la pompa che noi con tanta cura abbiamo scelto e inserito in quell'impianto. Questo fenomeno delle bolle che si trasformano in liquido e che impattano sulle pale della girante è caratteristico, a me tanti anni fa, però una volta mi è capitato di sentirlo. È un rumore particolarissimo che si distingue subito e che quindi da un certo punto di vista aiuterebbe a bloccare, a contenere i danni, no? Perché uno lo sente a orecchio proprio, uno lo sente e ferma la pompa. Però come vi dicevo prima, l'operatore dovrebbe stare vicino alla pompa. Se io monto la pompa in un magazzino, chiaramente non ci sto là vicino, questa cosa non la sento, perché invece appunto se sto in prossimità si sente nettamente, come se avesse l'impressione che dentro a questa macchina, oltre all'acqua, passasse della ghiaia, della ghiaietta, proprio quel rumore, come se fosse appunto elementi solidi che vanno a sbattere sulle pale. In realtà sono queste a forte velocità il liquido che va ad alta densità, più che altro impatta sulle pale, quindi è facilmente riconoscibile. Se uno riesce a sentirlo, spegne la pompa e previene i danni, altrimenti questa cosa finisce per rovinare la girante. Questa, tanto per dirvi, è una girante che ha lavorato, io conservo gelosamente, di una pompa centrifuga, vedete, poche pale, abbastanza lunga, una pompetta semplice che volutamente, per questioni didattiche, è stata distrutta, cioè portata in condizioni di cavitazione, lasciata per, non mi ricordo, 10-12 ore, queste sono le condizioni di cavitazione, e questa è come si è ridotta. La lascio e la guardate con tutta calma, insomma è distrutta praticamente. Possiamo anche vedere, cioè, delle belle immagini, giusto un attimo, nel frattempo che facciamo due commenti. Quindi, come dicevo, guardavo l'orologio, tra poco ci fermiamo e quindi ci fermiamo di tutto. Il lavoro qual è da fare? Quindi quello che vi dicevo all'inizio. Abbiamo scelto la pompa X che abbiamo pensato in quel discorso dell'intersezione, delle caratteristiche interne, esterne, eccetera. Alla fine abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo individuato la pompa che può fare al caso nostro. Come dicevo, prima di dire ok, montiamo questa pompa in questo
questa pompa all'interno di questo impianto, come vi dicevo, occorre fare la verifica, si chiama così, verifica alla cavitazione, cioè ci dobbiamo sincerare che quella pompa X montata in questo impianto Y non dia con un ragionevole margine di sicurezza, certo se poi si rompe qualcosa, insomma, succede l'imprevedibile, ma con un certo margine di sicurezza quella pompa montata in quel circuito non dia luogo a questo inconveniente, a questo problema di esercizio che abbiamo chiamato della cavitazione, onde evitare che la pompa stessa si distrugga. Che significa cavitazione? Significa appunto che io devo andare a verificare in pratica che non ci sia nessun punto dove questa pressione che residua, che mi rimane, questa pressione nella... Quindi per fare un esempio mi ero fermato nella sezione X, io mi devo accertare che in nessun punto, chiamiamo X, la pressione calcolata in questo modo, a furia di abbassarsi, non deve mai scendere al di sotto della pressione di saturazione di quel liquido a quella temperatura. Ok? Questo si intende per verifica, e domani chiaramente vedremo bene e con calma che cosa sarà, appunto, per introdurre, così domani partiamo spedito. Quindi è chiaro che qui ho messo una generica sezione X, che significa? Non è che io mi metto a guardare quello che succede lungo tutto il percorso, dico, vado a vedere qua e vedo, ah bene, quella disuguaglianza è verificata, la pressione è superiore a quella di saturazione, quindi non ho problema di cavitazione, allora mi sposto mezzo metro più in alto e vado a fare un'altra volta tutto il calcolo, poi ancora più in qua, poi qua, poi qua, eccetera, e ripeto tutto il calcolo. È chiaro che, come modo di procedere, ripeto che vedremo con calma domani, è chiaro che cosa facciamo per stare tranquilli. Individuiamo la sezione di pressione minima di tutto l'impianto fra monte e valle della pompa. Qual è la sezione dove il liquido raggiunge la pressione più bassa di tutto l'impianto? Se in quel punto dove la pressione è la più bassa di tutto l'impianto, quel valore di pressione è sufficientemente più alto, è ancora superiore, verifica questa disuguaglianza, è maggiore rispetto alla pressione di saturazione, allora io sono sicuro che in nessun altro punto dell'impianto ci potrà essere questo fenomeno della cavitazione, perché lo devo dire da solo, insomma, se ho verificato che nel punto di minima pressione, se questa X è la minima pressione in tutto l'impianto, minima pressione in tutto l'impianto è ancora maggiore rispetto alla pressione di saturazione di quel liquido, che può essere l'acqua ma può essere anche un altro liquido, e chiaramente devo, questa la valuto in funzione della temperatura a cui si trova quel liquido, e se appunto alla minima pressione che regna in tutto l'impianto io verifico che questa minima pressione è ancora più elevata rispetto alla pressione di saturazione di quel liquido a quella temperatura, allora diciamo, poi vedremo meglio questa cosa, ma adesso come concetto diciamo, possiamo dire per il momento possiamo dire che siamo in condizioni di sicurezza, insomma, che questa cavitazione c'è. Quindi il punto è andare a individuare questa sezione di minima pressione dell'impianto, lo faremo domani. Accenniamo soltanto che quale può essere, chiaramente abbiamo detto che se iteriamo quel discorso, già l'avevamo detto un pochino, ma adesso lo precisiamo meglio, se iteriamo questo discorso di allontanarci dal serbatoio e avvicinarci alla pompa, è chiaro che è questa sezione di minima, appunto, che abbiamo detto che mentre facciamo questo percorso in cui ci allontaniamo dal serbatoio e ci avviciniamo alla pompa, la pressione va sempre più a diminuire, è chiaro che questa pressione effettivamente scopriamo che diminuisce sempre
fin tanto che non arriviamo proprio alla sezione di imbocco della girante, cioè la girante centrifuga, quindi praticamente qua, ok? Questa sezione qua, dove proprio sto mettendo il dito, ok? Questo è l'ingresso così. Quella è la sezione critica per me, quella che devo andare a verificare il valore della pressione che mi rimane, residuo, disponibile, e devo andare a vedere se è più alto, perché dopodiché entro nella girante, come dicevamo, la girante per il suo mestiere fa salire la pressione, quindi sto tranquillo. Se in questa sezione io ho ancora una pressione più alta rispetto a quella di saturazione, io sto tranquillo che in tutti gli altri punti dell'impianto non avrò problemi di cavitazione, perché qui le pressioni tendono a salire perché mi vado a riavvicinare al serbatoio. Da qui di nuovo saliranno perché la pompa fa il suo mestiere e quindi mi ha dato un incremento di pressione e quindi posso stare tranquillo. Devo fare questa verifica in questa sezione, che appunto non è proprio la sezione di imbocco della pompa, perché la pompa chiaramente qui fuori ci avrà una cassa, ci avrà una scatola che la contiene e dovrà compiere alcuni centimetri, lo vedremo con calma domani, c'è un'immagine, dovrà compiere un minimo di percorso dentro alla pompa, dentro alla scatola, alla cassa della pompa, poi deve imboccare questa sezione, quindi deve essere deviata per entrare qui, appunto alla macchina radiale, ok? Quindi deve fare questa deviazione che, come abbiamo detto, è sede di perdite di carico concentrate, quindi la sua pressione diminuisce anche da dove finisce il tubo e inizia la pompa, e dentro alla pompa la pressione continua a diminuire finché proprio non imbocca la girante, ok? E questo appunto, quindi questa sezione di imbocco della girante ha un nome caratteristico nel linguaggio dei macchinisti, si chiama occhio della girante, è la sezione di minima pressione che si può trovare in qualunque impianto idraulico che vede l'utilizzo di una pompa centrifuga di questo tipo. Giusto 2 minuti, diciamo, come concetti non aggiungiamo altro, solo per abbiamo acceso per mostrarvi un attimo queste un paio di cose. Prima appunto cerco di chiarire questo discorso dell'occhio del girante, che cosa intendo. L'occhio, la sezione che chiamo occhio La sezione che chiamo occhio della girante è precisamente questa sezione qui, indicata con questo numeretto 1 che qui vedete, mentre questa che qui vedete indicata con A è la fine del tubo praticamente. Questa è quella che vi dicevo, l'ingresso nella scatola, l'ingresso alla bocca di aspirazione della pompa. Quindi questo tratto qui è quel tratto orizzontale di cui vi parlavo, in cui siamo già all'interno della pompa. Okay, la pompa inizia qui, il nostro tubo, quello che io vi ho insegnato, finisce qui, c'è la flangia, no? Si chiama così, la flangia di attacco, io devo attaccare queste due cose, da una parte un tubo, da una parte dall'altra la pompa, in qualche modo le devo collegare, no? Ci metto quella che è la flangia, qui ci metterò un bullone, ok? E attacco tubo e pompa, ok? Quindi qui dentro sto nella pompa, il fluido quindi cammina qua dentro e quindi mentre cammina avrà altre perdite di carico, la sua pressione diminuisce, soprattutto vedete deve fare questa variazione di direzione, come vedremo con calma domani, questa variazione di direzione
e comporta ulteriori percentualmente, magari non in assoluto, ma perdite di carico concentrate non trascurabili, in modo tale che quindi la pressione, quello che se io facessi un diagramma della pressione, come potete vedere qua sopra, questa curva, immaginate se questo è il valore della pressione con la quale il liquido è entrato nella pompa, ma ancora non è arrivato alla girante, quindi nella pompa, in questa flangia di attacco, arriva con questa pressione. Vedete, questa pressione va diminuendo lungo questo tratto orizzontale e poi addirittura subisce una caduta brusca proprio nell'imboccare la girante, proprio nell'imboccare questa sezione che abbiamo chiamato occhio della girante, ok? Questo è il motivo per il quale, diciamo, questa sezione è quella che ci interessa, quella. Quindi che cosa, quando parliamo di verifica alla cavitazione, non dobbiamo fare altro che verificare che il valore della pressione del liquido quando si trova esattamente in questa sezione sia maggiore di quello di saturazione di quel liquido a quella temperatura, perché abbiamo detto quando è arrivato in questa sezione ha raggiunto il suo valore minimo la pressione del liquido, dopodiché entra nella girante, la girante fa il mestiere suo che è incrementare la pressione del liquido e problemi di cavitazione evidentemente da lì in poi non ce ne saranno più. Quindi la nostra verifica si riduce a questo, calcolare, insomma in qualche modo stimare quanta pressione il liquido ha ancora a disposizione in quella sezione di minimo, in quella sezione che abbiamo chiamato nell'occhio della girante, qual è la pressione che ha quel liquido quando arriva all'occhio nell'occhio della girante e confrontare, andare a vedere se questa pressione è minore o maggiore o uguale rispetto a quella di saturazione di quel liquido a quella temperatura. Chiaro il concetto? E questo è quello che vedremo domani con tutta calma, però almeno se è chiaro che così domani partiamo da questo e andiamo spediti, ok? Se questo funzionasse, volevo fare vedere, queste sono appunto delle immagini abbastanza belle, come potete vedere, di quello che succede. Questa è stata una cavitazione appena appena, insomma, pochi minuti, forse un'ora, diciamo, mentre lì volutamente per scopi didattici è stata distrutta quella girante. Questa vedete con, diciamo, dopo un po' di funzionamento, vedete che danni, ecco, questa è una bella immagine, diciamo una girante radiale, vedete poche pale, abbastanza spesse, quindi diverse rispetto a questa, e però appunto potete notare, sì, grazie, i danni. Vediamo se riesco a... questo è un ingrandimento di quella zona, vedete questi, erosione si chiama, erosione della pala, erosa. Se la lasciamo 10, 12, 24 ore, che ne so, insomma, tempo sufficientemente lungo, sì, questo fenomeno si ingigantisce, la girante si distrugge. Qualche chiarimento veloce al volo a volo mentre raccogliete le vostre cose. Vabbè, come al solito va il solito principio, se proprio avete un dubbio che richiederebbe più tempo non lo voglio sottrarre, ormai siamo fuori orario, però tenetevelo a mente, raccontatelo questo dubbio, così tranquillamente ne possiamo riparlare domani in apertura.